Questo è l'altare di Isabella Piccolomini, che aveva sposato uno dei duchi Acquaviva, che si era alleato con gli aragonesi, tant'è vero che gli aragonesi dettero anche il nome, fece aggiungere il nome di Aragona. Se noi vediamo su internet o su qualsiasi enciclopedia, c'è scritto Duca Acquaviva d'Aragona. Questo Acquaviva d'Aragona, la nomenclatura d'Aragona è stata aggiunta nel 1450 perché il duca si alleò con gli aragonesi per combattere contro i turchi, l'invasione saracene ed altri tipi di conflitti. E per meriti di fedeltà dette questo nome, tant'è vero che se vediamo lo stemma sulla destra è lo stemma dei Piccolomini, quello sulla sinistra è lo stemma dove sono stati aggiunti i segni araldici degli aragonesi. In alto a destra e in basso a sinistra c'è il leone rampante degli Acquaviva. In alto a sinistra e in basso a destra sono i segni degli aragonesi. E quindi come se fossero diventati dei parenti praticamente. E io ho anche visitato il grande castello di Conversano, perché loro gli dettero anche il condato di Conversano agli Acquaviva. E quindi fece costruire questo altare perché Donna Piccolomini veniva a pregare tutti i giorni affinché il marito tornasse illeso dalle guerre contro i turchi, contro i saraceni, ma tutto ciò che riguardava l'alleanza con gli aragonesi. E io, visitando il castello Marchionne di Conversano, ho avuto la fortuna di poter fotografare il documento originale del 1450. Quando il re d'Aragona Ferdinando dette la possibilità di aggiungere il cognome d'Aragona al cognome Acquaviva. Bene, caro Raffaele Pavone, io ti ringrazio della tua gentilezza. Oggi mi hai portato in punti estremi a portare degli amici là e poi qui a vedere questa bellezza che è il fiore all'occhiello, penso, di Atri. E vedo che tu quando ne parli, quando spieghi, ci metti tanta passione, tanta cultura, ovviamente. E mi fa molto La piacere. mia è una cultura autodidatta. Sì, però si arricchisce ogni La volta mia che. formazione scolastica è semplicemente meccanica, quindi No, però ci metti il sentimento, la passione, perché si vede che ci tiene a questo paese, quindi lo chiamo paese, ma è una No, no, è una cittadina. cittadina, sì. Comunque, complimenti, grazie di tutto e appena sarà pronto il video te lo condivido in più parti perché è abbastanza lungo, però grazie di cuore. Saluto a tutti i borghisti. Ciao, quando venite ad Atri chiedete di Raffaele Pavoni, che lo conoscono tutti qua. Ciao. Il nostro paradiso, guardate che meraviglia. Pizzo Corvo. Dietro un corno piccolo. Là nel lago di Campotosto con i riflessi di questi monti, che meraviglia, ragazzi. Poi io qui sto in paradiso qui in Abruzzo. Il mio paradiso terrestre. Là i monti della Laga, innevati. Laggiù Campotosto, Campotosto, guardate che meraviglia, là una delle dighe, delle tre dighe, guardate i riflessi della montagna sul lago, il lago è bassissimo, un po' in secca. Che meraviglia, ragazzi! Una giornata stupenda, un 2 dicembre da incorniciare. Viva l'Abruzzo, ragazzi! Venite in Abruzzo, vi aspetto. Il nostro paradiso, guardate che meraviglia! Pizzo Corvo, dietro un corno piccolo. Guardate il lago di Campotosto con i riflessi di questi monti, che meraviglia, ragazzi. Poi io qui sto in paradiso qui in Abruzzo, il mio paradiso terrestre. Là i monti della Laga, innevati, laggiù Campotosto, Campotosto. Guardate che meraviglia. Là una delle dighe, delle tre dighe.
guardate i riflessi della montagna sul lago, il lago è bassissimo.